Dopo un anno, Meridiana Cooperativa Sociale conclude una serie di attività formative che l'hanno vista impegnata in un progetto realizzato in collaborazione con l'Università di Macerata, con il sostegno di IAL Marche SRL e finanziato dal Fondo FAPI. Il percorso ha visto una serie di corsi di formazione per il personale della cooperativa che hanno riguardato diverse tematiche. Noi un anno fa ci siamo posti seriamente il problema che già da tempo ci attanagliava: come innovarci, come comunicare, come fare crescere le nostre attività, quindi tutta una serie di domande alle quali abbiamo pensato di dare una risposta attraverso un primo percorso, perché oggi per noi è un punto di partenza, non un punto di arrivo, e la facoltà del Dipartimento di Scienze della Comunicazione abbiamo pensato che poteva essere il partner più idoneo per aiutarci in questo iter. Come è stato accolto il progetto dai collaboratori di Meridiana? Molto bene, perché nonostante la difficoltà a dialogare, perché poi è sempre difficile dialogare tra settori diversi, tra esperienze diverse, tra vissuti diversi, proprio il fatto di stare insieme, di capire che questo era il meccanismo migliore per migliorare la cooperativa, quindi anche un interesse diretto dei lavoratori e dei collaboratori, ha fatto sì che dopo una prima titubanza, ma non legata più che altro al fatto di non avere esperienza di questo tipo, è stato molto recepito molto bene. A parlare di come sono stati organizzati i corsi, la vice direttrice del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Macerata, professoressa Barbara Pogliaghi. Il fatto di fare e scegliere il percorso della formazione è sicuramente una carta vincente della cooperativa, quella di non aver semplicemente chiesto a qualcuno che gli facesse un prodotto finito sulla comunicazione, perché sa, tutto cambia, in questo ambito tutto si modifica, e quindi la cosa migliore è avere persone che sono in grado di gestire il cambiamento in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Ospite speciale dell'incontro svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo Maceratese lo scorso venerdì 27 febbraio, Barbara Capponi, laureata dell'anno 2014, giornalista e conduttrice TG1 Rai. Questo è un progetto che testimonia una bella sinergia tra l'università e il territorio, soprattutto con una realtà che da 20 anni, quella di Meridiana, proprio si occupa di temi che hanno una forte ricaduta sociale. E la comunicazione sociale è difficile, è complessa. Io me ne occupo, me ne sono occupata in passato, e ho realizzato vari servizi che affrontavano temi dai disabili alla droga, alla prostituzione, all'immigrazione. Non è semplice anche perché fino a qualche anno fa il sociale non era inserito tra le prime notizie, no? Ma anche adesso è sempre con grande difficoltà che il sociale si occupa uno spazio nelle aperture dei giornali o negli stessi quotidiani. Ultimamente ha acquisito più peso, una grande rilevanza, ma questo perché comunque c'è stato anche un cambiamento culturale della società.